L'ultimo affettuoso saluto dei romani e non solo a Franca Valeri, la signora del palcoscenico italiano scomparsa il 9 agosto a 100 anni appena compiuti. Una lunga fila al Teatro Argentina a Roma, dove è stata allestita la Camera Ardente. Fiori, biglietti, un serpentone composto per omaggiare l'attrice. Vengo a onorare una grandissima persona, una grandissima attrice, molto seria, molto preparata. Non si è mai venduta alla volgarità come hanno fatto molti attori e molte attrici, pur di raggiungere il successo. Ha avuto una coerenza per 100 anni incredibile. Quindi sono commosso e onorato di aver avuto il piacere di ascoltarla e apprezzarla. Una grande donna e la ricordiamo con pronto mamma? Che cos'è che vi mancherà di più di Franca? La sua ironia e la sua Serietà. correttezza. Era una persona molto corretta, molto bella, molto pulita e comunque ironica e quindi leggera. Non era una persona pesante, una persona leggera, molto piacevole. Una gran donna. Tra i primi ad arrivare il vice sindaco Luca Bergamo, Simona Marchini e le volontarie dell'associazione animalista Franca Valeri Onlus, Pino Strabioli, Urbano Barberini, Tullio Solenghi. Si vado a fare domenica in con Magalli e lei mi rispose: e se non altro non ti contrasta fisicamente. Questa e mille altre perle che mi ha regalato nell'amicizia con lei.